Esiste un vaccino, grazie a Dio, è stato introdotto nelle bambine di 11-12 anni. È importante vaccinarsi prima di aver incontrato l'HPV, certo, in quanto l'efficacia del vaccino è maggiore. Poi c'è un vaccino Rescue entro i 26 anni, però l'efficacia, naturalmente, c'è sempre un discorso di costo-efficacia, è un pochino inferiore, però è ancora molto importante. Perché il vaccino? Perché è stato dimostrato che nei paesi scandinavi, dove sono partiti prima di noi, c'è una diminuzione dei carcinomi genitali e delle vie aeree superiori. Pensate che 3.000 donne circa in Italia si ammalano di cancro della cervice, quasi la metà morirà. Nel mondo abbiamo mezzo milione di donne, parlo solo dei carcinomi della cervice, HPV correlate, e mezzo milione. L'importanza del vaccino. Il vaccino, è vero che il vaccino, seppur non avvalente, il Gardasil 9 ne contiene 9 di HPV contro i 120, però la cosa altrettanto vera, per fortuna, è che è un vaccino mirato agli HPV più oncogenici, quelli più pericolosi, quindi il 16, il 18, il 31, il 33, poi c'è anche il 6 e l'11, che vabbè, sono responsabili solo di condilomi o papillomi. Però ecco, il 90% dei carcinomi HPV correlati si riscontra, appunto in questo 90% riscontriamo questo tipo di HPV presente nel vaccino. Quindi meno male è stata intrapresa questa campagna vaccinale delle bambine, dei piccoli, ecco, undicenni o dodicenni. Infatti le stavo per chiedere, può ripeterci chi si può vaccinare? Allora, assolutamente, i bambini a 11-12 anni che ancora non hanno contratto l'HPV, in questo momento le bambine, però ci può essere una vaccinazione Rescue entro i 26 anni, quindi se c'è una ventenne che ascolta questa trasmissione è ancora possibile vaccinarsi. Ripeto, c'è una riduzione di carcinomi HPV correlati nei paesi che hanno già intrapreso a tappeto le campagne vaccinali. Quello che stiamo dicendo è molto importante, la prevenzione, e anche fare il test che ci diceva prima, ecco, anche perché è veloce, rapido e indolore. Assolutamente, assolutamente. Quando io riscontro una HPV ad alto rischio, tengo sotto controllo il paziente e ho delle buone terapie che ho messo a punto, che ho visto nel tempo, che mi negativizzano anche solo in 3 mesi. Faccio il Cytobrush prima, lo ripeto dopo 3 mesi, e vedo che si negativizzano. Ovviamente non tutti, ma buona parte dei pazienti. Quindi ecco, si può lottare contro questa cosa senza allarmismi. Ecco, naturalmente c'è, cioè, il mondo va avanti, non è che un ragazzo giovane, una ragazza giovane deve smettere di trovare il partner ideale, cioè se no si ferma il mondo, insomma. Senza allarmismi, ci si controlla e si vive sereni. Si risolve tutto. E si vive sereni. Grazie mille, dottoressa, per essere stata con noi. Grazie mille a voi.